una delle storie più misteriose del Risorgimento, una storia di 150 anni fa che potrebbe però essere una storia dei nostri giorni, una storia di eroismo, di complotti, di idealismo, di corruzione, di scontri politici violentissimi e di intrighi internazionali. Tutto ruota attorno all'enigma mai risolto di una nave svanita nel nulla nei giorni in cui sta per nascere il Regno d'Italia, un vero e proprio giallo risorgimentale, ma anche e soprattutto la storia di un grande scrittore, Ippolito Nievo, l'autore delle Confessioni di un italiano misteriosamente scomparso dopo aver partecipato con un ruolo di primissimo piano alla spedizione dei Mille, un giallo che inizia il 4 marzo del 1861 nel porto di Palermo. Lunedì 4 marzo 1861. Su Palermo splende il sole. Da quando Garibaldi è sbarcato sull'isola nel maggio del 1860 è passato quasi un anno e la Sicilia è ormai stata ammessa al territorio sabaudo. Nel porto, lungo il molo Arsenale, sono ormeggiati 11 battelli, 4 a vapore. Due di questi sono pronti a salpare. Sono le 12:20 quando il piroscafo Ercole molla gli ormeggi. Destinazione Napoli. Su quel vapore sono imbarcati gli ultimi membri della spedizione dei Mille rimasti sull'isola. L'arrivo è previsto per la mattina seguente. Con 3 ore di distacco parte il Pompei, di gran lunga più veloce. Sulla stessa rotta anche due tartane sgangherate dai nomi altisonanti, l'Angelo Raffaele e la Madonna dell'Arco. È un vascello da guerra inglese, l'Exmouth. Non sarebbe stata una navigazione solitaria. Eppure, dopo aver virato di pochi gradi a nord-est ed essere sparito all'orizzonte, di quel piroscafo, l'Ercole, si perdono le tracce. Raccontano le cronache del tempo che il mare era veramente molto agitato, era un mare in tempesta. L'Ercole parte da Palermo con un mare buono. Nell'avvicinarsi a Napoli incontra quello che noi chiamiamo una buriana, una grossa tempesta. Il Pompei afferma di aver avvistato l'Ercole presso le Bocche Piccole di Capri tra le 3 e le 4 del mattino del giorno 5. Stessa cosa fa il capitano dell'Exmouth, che segnala a 150 miglia di distanza da Palermo un vapore alla deriva. La mattina seguente, nel porto di Napoli, c'è solo il Pompei. Dell'Ercole, nessuna traccia. È l'unica nave che non arriva. Altre imbarcazioni anche di minore consistenza erano partite però quel giorno e seppure in ritardo erano comunque tutte arrivate. Arriveranno anche delle tartane che trasportavano frutta. Trascorrono parecchi giorni senza che nessuno si muova. Lo stesso giornale ufficiale di Palermo non dà alcuna notizia del mancato arrivo di questo vapore che faceva servizio normalmente tra Palermo e Napoli. Dunque, un vapore che fa normalmente la spola tra Palermo e Napoli scompare e nessuno ne dà notizia. Che fine ha fatto l'Ercole? Perché nessuno lo cerca? Certo è che in quel periodo tutta la penisola è in fermento, mancano infatti pochissimi giorni alla proclamazione del regno. Ed è solo quasi 2 settimane, a 2 settimane di distanza, proprio il 17 marzo del 1861, il giorno della proclamazione del regno, che sulla stampa napoletana esce una prima generica notizia sulla scomparsa dell'Ercole. Dell'Ercole, insomma, non si trova nulla. Quella barca sembra essersi volatilizzata. Eppure, se fosse affondata a causa del mare grosso, qualcosa si sarebbe dovuto trovare. I fasciami dell'imbarcazione, i resti del carico o perlomeno i corpi dei passeggeri imbarcati su quella nave. Tra loro c'era anche Ippolito Nievo. Nievo è un giovane scrittore idealista e determinato. Ha partecipato come volontario alla spedizione dei Mille. Presto è diventato colonnello e lo stesso Garibaldi gli ha affidato un incarico delicatissimo, quello di viceintendente di finanza, cioè l'uomo dei soldi dell'esercito Garibaldino. Con lui, a bordo di quel vapore, ci sono i suoi colleghi dell'intendenza e numerosi bauli. Ippolito Nievo porta con sé tutti i registri dell'intendenza militare di Sicilia. Sono i rendiconti, le ricevute, le note di tutto il denaro della gestione finanziaria dei Mille.
Ogni moneta spesa o incassata nella campagna di guerra dei garibaldini ha lasciato una traccia cartacea e si trova in quelle casse. Nievo volle partire il più presto possibile e la prima nave che partiva quella sera del 4 marzo 1861 era l'Ercole. È stato convocato a Torino perché deve rendere conto dell'amministrazione finanziaria dei garibaldini. È stato attivato dal suo vecchio capo Acerbi, che era l'intendente generale. Viene accusato di malversazione, di cattiva gestione. C'era una campagna di stampa da diverse settimane sulla gestione dei fondi da parte delle autorità garibaldine. I liberali accusavano sostanzialmente i garibaldini di aver dissipato beni, sostanze e di non aver lasciato loro i conti a posto nei bilanci delle luogotenenze. Se quelle carte fossero state consegnate a un tribunale, se lo stesso Nievo avesse avuto la possibilità di parlare davanti a un giudice a Torino, molte persone avrebbero potuto subire delle conseguenze piuttosto imbarazzanti. In Italia e all'estero. Ma chi poteva aver paura di Ippolito Nievo? Perché le sue carte non sarebbero dovute arrivare a Torino? E davvero all'estero c'era chi poteva temere clamorose rivelazioni? Per tutto l'aprile del 1860 voci incontrollabili, ma sempre più insistenti, parlano di una rivoluzione in Sicilia. Per sostenerla si prepara per i primi di maggio una spedizione agli ordini di Garibaldi. Volontari pieni di speranza e di entusiasmo giungono a Genova da ogni parte d'Italia. Tra loro anche Ippolito Nievo. Raggiunto e conquistata Palermo, l'esercito garibaldino avanza veloce, vittoria dopo vittorie. Prima Milazzo, poi la Calabria, infine Napoli e il Volturno. Nievo però si ferma in Sicilia, perché proprio Garibaldi gli ha chiesto di reggere l'intendenza, cioè occuparsi dei soldi, mentre sull'isola Acerbi, che è il suo diretto superiore, si sposterà con l'esercito. Per Nievo finisce così la fase del combattente e comincia quella dell'amministratore, un impegno più faticoso e pericoloso del precedente, un impegno che potrebbe avere a che fare con la sua misteriosa fine. Nievo impara il lavoro sul campo. Viaggia sulla carrozza dell'intendenza, che funge anche da infermeria e che i garibaldini, un po' per scherzo, chiamano il Ministero della Guerra. Ligio al suo compito di custode del denaro garibaldino, non perde mai di vista la cassa. Nievo addirittura arriverà a dire che ha dormito, quando arrivano a Palermo, ha dormito sul sacco delle monete che gli sono state affidate. Quindi le difende e si trova spesso in difficoltà. Questo esercito improvvisato, che cambiava di giorno in giorno, che non stava mai fermo, da Palermo fino a Milazzo, da Milazzo poi sbarcare in Calabria. Nievo si ferma, ma continua però tutta la gestione di reclutamento. Quando si imbarcano a Quarto sono poco più di 1000. Quando arrivano a Messina l'esercito si è decisamente ingrandito e si è anche strutturato. Certo, il provvedere di tutta un'armata regolare è un lavoro imponente, ma non puoi farti un'idea degli stenti, delle fatiche, della responsabilità immensa che costa la direzione di truppe rivoluzionarie come le nostre. Per non dar troppo e per non dar poco si vuole un occhio, una costanza, un coraggio, che a lungo andare rompono la lena. Ci sono tutte le spese di casermaggio, di vettovagliamento, di acquisto di animali, ci sono le divise da acquistare, ci sono le navi da guerra da affittare e poi da comprare. Poi c'erano anche i feriti, c'erano i malati. E quindi bisognava provvedere anche alle medicine. Quindi a Palermo lui è il vertice dell'intendenza, è al punto di congiunzione tra il ministro della guerra e i vari responsabili della logistica. Bisognava foraggiare e stipendiare tutti. Ma Nievo a Palermo riveste una posizione
ancora più delicata, perché non si occupa solo della gestione finanziaria della spedizione. Dal 28 maggio, infatti, Garibaldi ha affidato all'intendenza militare tutte le funzioni di tesoriere e pagatore generale della Sicilia. E quindi, oltre alla caotica gestione finanziaria di un esercito rivoluzionario come quello dei Mille, a Nievo spettano anche i compiti di un vero e proprio ministro del tesoro della Sicilia. Ma qual è il reale potere di Nievo? Quale cifre deve gestire? Sia il governo di Cavour, sia altri protagonisti della vicenda italiana intervennero con aiuti finanziari. Non è assolutamente credibile che Garibaldi sia partito da quarto per l'impresa dei Mille contando solo su un piccolo finanziamento di 90.000 lire dell'epoca. La spedizione garibaldina, quando arriva a Palermo, ha all'incirca 30 milioni di euro di oggi. E di questo denaro ce n'è molto di provenienza straniera, soprattutto inglese. Quando parliamo dei soldi, diciamo, internazionali, i soldi vengono dall'Inghilterra. In Inghilterra ci sono due fonti, uno si chiama The Garibaldi Fund e l'altro si chiama The Emancipation of Italy Fund, e sono praticamente fonti mazziniani. La documentazione parla di sottoscrizioni che sono venute da circoli politici, sia dai Whig che dai Tory, inglesi, da semplici operai, da associazioni, dal volontariato, e un contributo importante della massoneria scozzese. Un ingente aiuto di almeno 3 milioni di franchi, che era stato tramutato in piastre d'oro al momento della partenza della spedizione dei Mille da Genova, e che gli vennero messi a disposizione da massoni presbiteriani scozzesi che erano profondamente antipapisti. Nievo dunque probabilmente conosce anche la provenienza del denaro utilizzato dalla spedizione, notizie delicate, informazioni sensibili che qualcuno potrebbe voler mantenere segrete. Se venisse a sapere dei finanziamenti stranieri, soprattutto quelli della massoneria, questo potrebbe gettare un'ombra sulla più grande impresa patriottica del Risorgimento. Molti del resto potrebbero essere interessati a passarli sotto silenzio: i vertici dell'esercito garibaldino, gli ambienti piemontesi vicini a Cavour, probabilmente al corrente della provenienza del denaro. E infine gli stessi inglesi, per non mettere in crisi i rapporti con altre potenze europee. Intanto però Nievo deve affrontare altri problemi più contingenti. Il compito lasciatogli da Garibaldi lo porta infatti ad avere duri scontri sia con la città che con i suoi stessi commilitoni. Il mio dispetto è che non si lavori abbastanza come io vorrei. Abbiamo un ministero della guerra che avrà forse la coda, ma il capo non di certo. È una fabbrica così fertile di ufficiali e colonnelli che finirà col gallonare tutti i siciliani. Per quanto riguarda i gradi, si sa che nell'esercito garibaldino gli ufficiali facevano in certi casi una carriera molto rapida. In un esercito regolare europeo dell'epoca abbiamo un rapporto tra soldati e ufficiali di 1 a 25 e 1 a 30. Quindi per 30.000 soldati ci sono 1.000 ufficiali più o meno. Invece nell'esercito garibaldino, a fronte di una massa di 24.000 combattenti, abbiamo 6.000 ufficiali. Tutti mi fanno la corte per suppliche, raccomandazioni e impieghi. Principi e principesse, duchi e duchesse appalate agognano 20 ducati al mese di salario. E il signor dittatore dice di sì a tutti, per cui tocca poi a noi sbrigarsene. Nievo ricorda spesso di avere ricevute pressioni ambientali in Sicilia, in modo particolare relativamente alle commesse militari, e ne riferisce in maniera sdegnata. Ma è anche vero che nella sua contabilità ricorda gli sperperi che sono stati consumati dagli stessi garibaldini e dagli ufficiali garibaldini.
ci sono dei casi interessanti di personaggi che entrano nell'esercito volontario portando altri volontari. E questi volontari, curiosamente, non risultano registrati. Il meccanismo era abbastanza semplice. I soldati potevano chiedere il trasferimento da un reparto all'altro, trasferimento che veniva accordato nel giro di breve tempo. Però che cosa succedeva? Che il comandante che aveva lasciato andare i garibaldini da un reparto all'altro continuava a mantenerli in carico e quindi pretendeva il soldo non soltanto per quelli effettivi che aveva, ma per quelli teorici, che erano il più delle volte il doppio. Ma il fenomeno della doppia paga richiesta da alcuni ufficiali e denunciato da Nievo è solo uno dei molti problemi con cui l'intendenza è chiamata a confrontarsi. La testimonianza di Nievo al riguardo è impietosa, gli sperperi sono enormi. Ricordo soltanto i 60.000 cappotti acquistati che non furono mai indossati dai garibaldini e che furono venduti ai contadini calabresi e lucani per pochi spiccioli dagli stessi soldati. Furti da parte della popolazione, rendite elargite ai potenti del posto, promozioni facili, malversazioni da parte di soldati e ufficiali garibaldini e in più seri problemi con gli appalti e le commesse militari. C'era da impazzire. Infatti lui nelle sue lettere lo dice chiaro e tondo: io qua perdo la testa. E poi rivela, dice, che ormai ho perso l'abitudine di dire di sì perché la mia testa ubbidisce soltanto al modo del capo di dire di no. Ad approfittare del denaro dei mille sono in molti, qualcuno anche tra le camicie rosse. Nievo deve scegliere, chiudere un occhio o reagire. Quando ho consultato i documenti dell'archivio militare, mi è venuta fuori l'immagine di un Nievo pignolissimo e piantagrane, cioè non disposto ad arretrare nel momento in cui si accertava di alcune irregolarità. Queste irregolarità lui le segnala sempre per iscritto e insomma immagino che crei una situazione di inchiesta permanente, cioè lui si fa un sacco di antipatie e ha pochi amici sul posto. Un amministratore rigoroso che si fa molti nemici, e questa è l'immagine di Nievo che emerge dall'analisi del suo lavoro di vice intendente. Qualcuno, lo abbiamo visto, vuole mantenere il segreto sulla provenienza dei fondi garibaldini e c'è chi su quei fondi ha lucrato, compreso qualche garibaldino disonesto. Ma la lista dei possibili nemici di Nievo non si ferma qui. A Torino i successi di Garibaldi vengono guardati con sospetto e diffidenza. Il timore che il generale possa instaurare in Sicilia una repubblica di tipo mazziniano, ma anche che una volta conquistata Napoli possa spingersi fino a Roma. Garibaldi, insomma, va fermato e subito. Alle spalle di Nievo cominciano allora a muoversi interessi enormi. È il 7 giugno del 1860. A Palermo sbarca Giuseppe La Farina. Giuseppe La Farina è il braccio destro di Cavour. Arriva in Sicilia con un compito politico ben preciso, che è quello di mettere sotto controllo Garibaldi. Siccome occorre controllare Garibaldi, uno dei modi per controllarlo è quello di cominciare a parlarne male. E quindi è La Farina in prima persona che comincia a denunciare gli scandali e gli sperperi finanziari dei mille. La Farina cerca di gettare fango su Garibaldi, cerca di dire che non sono veramente eroici, che loro hanno fatto un po' affari un po' loschi, che sono anche un po' corrotti e incapaci. E la prima cosa fu quella, ovvero di minarne, diciamo, la credibilità. Credibilità che in parte i garibaldini avevano contribuito a sminuire per conto loro. Il paradosso è che Nievo si trovò ad affrontare accuse su vicende che lui stesso aveva denunciato. Ma Nievo lo dice: mettetevi voi nelle mie condizioni o nelle condizioni in cui eravamo noi. Ma gli interessi alle spalle di una tale campagna stampa vanno ben oltre le supposte malversazioni dell'intendenza. La strategia diffamatoria di La Farina avanza. E infine, in luglio del 1860, La Farina cerca anche di creare una specie di sommossa popolare per rovesciare il governo garibaldino. In questo momento Garibaldi si arrabbia sul serio,
e la farina viene espulso dall'isola di Sicilia. Ormai lo scontro tra liberali e garibaldini è frontale. Con la farina fuori dalla Sicilia le cose non migliorano. 5 mesi di attacchi. Il 2 dicembre viene messo in circolazione l'ennesimo foglietto denigratorio, questa volta indirizzato al re, con accuse a tutta l'intendenza, Nievo in primis. A questi stupidi e bestiali lafariniani saltò in capo di stampare un bigliettino indirizzato a sua maestà e pieno di vili calunnie. Sono finito, sfinito, sfinitissimo. Ti confesso che se avessi creduto di imbarcarmi per questa galera a Genova il 5 maggio mi sarei annegato. Dunque Nievo ha un altro nemico, la destra liberale di Torino. A metà dicembre, sfinito, riesce a prendere una licenza e tornare a casa. Nel frattempo però le polemiche sull'amministrazione garibaldina della Sicilia divampano. Su un quotidiano in forma anonima esce addirittura un'anticipazione dei rendiconti da cui risulterebbero gravi ammanchi. Nievo è costretto a risponderne personalmente. Giornali zelanti o ciarlieri anticiparono risultati non troppo veritieri né genuini. Purché un po' di luce si è fatta nel retaggio di quei 5 mesi di sovvertimento, io godo di poter completare o correggere le premature rivelazioni. Un resoconto minuto, svariato, colossale, sta adempiendo al dovere di rispondere di ogni atto dinanzi al governo nazionale. Nievo, ancora in licenza, scrive una risposta veemente. Si dice sicuro dei suoi conti e pronto a presentarli. Ma il tempo passa e la tensione cresce. Ad essere sotto accusa sono i primi giorni di Nievo e dei garibaldini a Palermo, quelli dell'armistizio con l'esercito borbonico e della requisizione del Banco di Sicilia. Il Banco di Sicilia fu requisito subito quando ci fu il famoso armistizio a Palermo. In quel momento la spedizione garibaldina mise subito le mani sul denaro. A Palermo Garibaldi trova 5 milioni di ducati, che sono circa 200 milioni di euro di oggi. Tutte le spedizioni militari che vanno a fare la guerra su un territorio diverso devono poi alimentarsi con le risorse del territorio stesso. C'è una polemica che si accese sui giornali subito dopo queste vicende, che ci sia stato un caso di corruzione e che dei 5 milioni di ducati versati durante la resa, 60.000 ducati siano stati pagati come prezzo dell'armistizio. La polemica sui giornali riguarda la presunta corruzione dei generali borbonici, che si sarebbero arresi in cambio di parte del denaro prelevato dalle casse del Banco di Sicilia. Gli attacchi sono violentissimi, cavalcate dalla destra liberale, le polemiche infatti hanno alzato la posta in gioco. È in discussione, adesso c'è l'intera gestione della spedizione garibaldina. Nievo quindi deve difendere il suo operato e non solo il suo. Per questo torna a Palermo in tutta fretta, chiude i conti, sistema le carte e si prepara a partire per Torino, dove però non arriverà mai. Il suo stato d'animo è sintetizzato nell'ultima lettera scritta alla cugina Bici. Dicono che l'inferno è tutto selciato di buone intenzioni. Io non lo credo, perché vi ha tanta copia di cattive e orribili azioni nel mondo, tanta abbondanza di assassini, di imposture, di tradimenti, che non rimarrà posto laggiù per un pavimento di mezzo carattere. Mi accorgo che non ti ho dato nessuna notizia di qui, fuori del mio malumore. Gli è probabilmente perché non ce n'è nessuna. Scusami e addio, Ippolito Nievo. 9 giorni dopo, il 4 marzo, finito il lavoro sui rendiconti, Nievo si imbarca sull'Ercole e parte alla volta di Napoli. Ma a Napoli non arriverà mai. Il 16 marzo, 11 giorni dopo, non vedendolo ancora arrivare e non avendo più avuto sue notizie, il generale Acerbi si chiede dove sia finito il suo vice e tutte le carte. Così il suo telegramma originale, la cui minuta è ancora custodita a Torino. Solleciti la sua partenza da Costì e si rechi immediatamente a Torino, interessandosi di presentare subito il rendiconto. La notizia dell'affondamento arriva solo il giorno seguente, il 17 marzo, e con la notizia cominciano anche le ipotesi giornalistiche, le più disparate.
affondamento per burrasca, incendio dovuto allo scoppio delle caldaie, ma anche cattura da parte di vascelli arabi e persino dirottamento a Costantinopoli. Una nave che ha parecchie componenti di legno non può non lasciare un relitto. Che non si trovasse proprio nulla è un fatto che lascia riflettere, lascia pensare. Il naufragio di qualsiasi altra imbarcazione lascia sempre delle tracce abbastanza evidenti in superficie, salvo quando non affonda in maniera repentina. Quindi vuol dire che l'affondamento, se c'è stato, è avvenuto per una esplosione avvenuta a livello della stiva al centro della nave, la quale si è aperta come le valve di una conchiglia, imbarcando acqua in modo improvviso. 30 giorni dopo interviene il Ministero della Guerra con i risultati di una sua inchiesta. Esplosione a bordo per eccessivo sforzo delle macchine. Questa dichiarazione fatta dal Ministero della Guerra di dire che la nave è esplosa per problemi alle macchine era la pezza a colori per trovare una giustificazione plausibile. Davvero quella nave può essere stata affondata per impedire a Nievo e alle sue carte di arrivare a Torino? Davvero bisogna pensare alla scomparsa dell'Ercole come alla prima strage della storia d'Italia? Domande che rimarranno per sempre senza risposta. Quello che è possibile fare allora è cercare di ricostruire questo complicato puzzle tassello dopo tassello, a cominciare dalle carte che Nievo portava con sé. Potevano essere interessati alla morte di Ippolito Nievo tutti quei personaggi che potevano aver lasciato tracce nei registri dell'intendenza militare, firmando delle quietanze o chiedendo forti somme di denaro per determinate finalità, corruzione di funzionari borbonici, approvvigionamento di reparti o altro. E allora chi avrebbe tratto vantaggio dalla scomparsa di Nievo e delle sue carte? I garibaldini infedeli che avevano lucrato sui soldi della spedizione? Gli esponenti della destra liberale che per attaccare Garibaldi avevano puntato tutto sulla denuncia della gestione finanziaria dei Mille? E poi tutti quelli che volevano tenere segreto il finanziamento inglese della massoneria all'impresa dei Mille? 3 possibili moventi, nessuna prova e una sola certezza. L'Ercole e Ippolito Nievo sono scomparsi nella notte tra il 4 e il 5 marzo del 1861. Neppure le appassionate ricerche condotte molti anni dopo nei fondali del Tirreno dal nipote dello scrittore Stanislao Nievo hanno portato a nulla di concreto. Finisce insomma così, con tanti interrogativi irrisolti, la straordinaria avventura di un giovane idealista divenuto grande scrittore, morto proprio alla vigilia dell'unificazione dell'Italia. Tra i miei compagni d'armi della Lombardia e dell'Italia meridionale, tra i più prodi, io lamento la perdita del colonnello Ippolito Nievo. Risparmiato tante volte sui campi di battaglia dal piombo nemico, egli morì naufrago nel Tirreno. Una famiglia che può contare fra i suoi un prode quale è il nostro Nievo, merita la gratitudine dell'Italia. Giuseppe Garibaldi.